Buonasera a tutti, ben ritrovati ad Astrologia e Cartomanzia. Ciao da Stefania. Ciao da Tiziano. E ciao da Paolo. Eccoci qua, dopo gli Alan Parsons Project con Sirius e Eye in the Sky. Allora, questa settimana partiamo con un racconto che riguarda un nostro ascoltatore, lettore da tanti anni, che si chiama Michele, che ha disegnato un mazzo di tarocchi e adesso ci racconta Paolo che cosa è successo, perché è un episodio molto carino che ci è successo qualche giorno fa. Sì, è un episodio che quindi così, un piccolo racconto, un piccolo aneddoto rispetto magari alle cose molto più eclatanti che possono capitare a volte. Comunque, una cosa carina che comunque riguarda i tarocchi e riguarda anche il nostro sito Enciclopedia dei Tarocchi. È da qualche settimana che avevo comprato, qualche mese che avevo comprato un mazzo di tarocchi molto bello uscito per le edizioni dello Scarabeo che si chiama Tarot of Opposition, i tarocchi dell'opposizione. Un mazzo molto bello perché sono bellissimi i disegni che sono ispirati al classico tarocco Rider White, però la particolarità è che ogni carta disegnata nella parte superiore la stessa immagine speculare nella parte inferiore, come se fosse a specchio, però la parte inferiore è sì uno specchio, ma più scuro, come se fosse. In sostanza è come se di ogni carta venisse rappresentato sulla stessa carta, la parte positiva e la parte negativa della stessa carta, dello stesso arcano, maggiore o minore. Bellissimi disegni, bella anche questa idea perché? Perché consente di mischiare le carte e quando le carte talvolta vengono a rovescio. Chi non è pratico in particolare ha difficoltà a leggere il significato rovesciato. Infatti, molti poi, io compreso, le uso sempre al dritto, però c'è chi invece le mescola in modo più casuale. Insomma, qual è la particolarità? Che quando uno le tira, può uscire al dritto, al rovescio, è la stessa carta, lo stesso significato, solo che nel suo significato oscuro o di luce, perché tutto può essere visto in un significato oscuro di luce. Ad esempio, il diavolo può venire una lettura e indicare una prova che devi affrontare che ti servirà però per rafforzarti. Ecco, quindi che comunque è una carta che non necessariamente ha una valenza positiva. La morte può essere la fine di qualcosa, ma è sempre anche l'inizio di un altro. Insomma, quindi c'è sempre questa dualità, no? Questa possibilità di vedere le cose in duplice chiave. E io ho, vabbè, una collezione di oltre 200 mazzi di tarocchi. Mi porto sempre appresso quello che uso per le letture, che è Lanson Roberts, e c'ho sempre quello appresso. Poi nella bacheca di casa, in giro ce ne sono altri, ma insomma, normalmente li tengo chiusi in alcuni posti. E beh, quello invece era l'unico tarocco che per qualche motivo ce l'avevo sempre accanto e lo tenevo sempre sulla scrivania, da un po' di tempo stava lì. E quindi la cosa carina è che l'autore di questo tarocco, l'autore, il disegnatore, che è Michele D'Aloisio, mi ha scritto e mi ha detto: "Ciao Paolo, sono un tuo ascoltatore e vorrei regalarti un mazzo di tarocchi che ho disegnato." La particolarità è che l'ho disegnato proprio la maggior parte delle carte mentre io vi ascoltavo in radio. E allora sia io che Stefano gli abbiamo risposto: "Guarda, coincidenza, è un mazzo che è l'unico mazzo, oltre a quelli che io uso sempre, è l'unico mazzo che però tengo sulla scrivania da qualche tempo, perché è come se ci sentissi un legame particolare e mi piaceva anche in modo particolare." Quindi io ho detto: "Guarda, ti ringrazio, non c'è bisogno che me lo spedisci, insomma." E lui mi ha risposto e mi ha detto: "Ecco, coincidenza, mi è arrivata la tua risposta proprio mentre stavo ascoltando una tua trasmissione." Quindi c'è questi legami sottili che ci sono tra le persone e noi delle volte non ce ne accorgiamo. Possiamo avere dei legami anche con una persona che sta in Cina o in Australia senza saperlo e le nostre vite sono interconnesse. In alcuni casi è possibile vedere questa interconnessione e questa cosa per me è molto bella perché è come se desse un senso di magia alla vita, no? È come se uno ne vedesse il significato magico. Ci sono questi legami, queste connessioni, per esempio, oggi mi diceva: "Niente, lasciamo perdere." Volevo raccontare, vabbè, ma non.
sì, ho capito. No, Sì, no, sì. vabbè, altre cose. Insomma, Sì, comunque, comunque quindi allora, abbiamo, tante lascia. volte abbiamo parlato di questi. Poi a noi succedono continuamente, cioè praticamente tutti i giorni, anche più volte al giorno, Sì. ci succedono In queste realtà coincidenze, succede a chiunque chiamiamole. poi è su un cammino Succede, spirituale. esatto, sì. Succede a chiunque perché vede. Poi anche perché queste connessioni ci sono per tutti, solo che ci vuole una certa capacità di vederle. Sì. Perché avvengono a tutti, ma molti non le vedono e pensano che siano semplici curiosità, semplici coincidenze. Vabbè, questa è anche l'occasione per invitare gli ascoltatori, quelli che non lo conoscono, a visitare il sito che io abbiamo aperto da 2 anni, che si chiama Enciclopedia dei Tarocchi. Lì, in questo sito, ci sono sia degli articoli sulla lettura dei tarocchi, ad esempio, però ci sono soprattutto oltre 100 mazzi che sono scannerizzati e messi in rete, cioè tutti, con tutte le immagini. L'ultimo che ho messo, ne abbiamo parlato, è questo tarocchi dell'opposizione. Però avete il Rider White, il tarocco di Marsiglia, più tantissimi altri mazzi bellissimi, e il nostro progetto è quello di continuare a inserire mazzi fino ad avere una collezione pressoché completa. Di fatto non esiste nel mondo un sito del genere. Quello più completo in questo senso è un sito americano che si chiama Eclectic Tarot, che però di 2000 mazzi che ha in rete, con delle informazioni, è molto bello, mette anche le immagini, però mette solo 6 carte per ogni mazzo. Invece io ho voluto creare questo sito in cui uno può vedere tutto un mazzo dall'inizio alla fine. Per adesso ho messo la maggior parte dei mazzi, sono quelli più belli, e continuerò a mettere mazzi in ordine di bellezza. Poi metteremo pure i cessi. Beh, ci sono dei mazzi inguardabili proprio. Beh, infatti, tra l'altro, uno dei motivi per cui diciamo, abbiamo voluto mettere tutti i mazzi, cioè tutte le carte di tutti i mazzi, è proprio il fatto che, soprattutto tu, Paolo, essendo collezionista, spesso hai comprato dei mazzi che magari vedendo due o tre carte che avevi visto in rete ti sembravano belli e poi invece non lo erano. Quindi almeno uno si fa un'idea completa Sì, e poi sceglie. sì, ci sono dei mazzi che praticamente sono chiusi e dispiace poi Sì. aprirli. A volte i negozianti te li aprono e te li fanno vedere, ma poi il mazzo diventa meno vendibile. E sì, spesso ho detto, boh, vabbè, mi piace, magari c'è una sola carta, una sola immagine sulla copertina, e dico, ah, sembra bello, lo compro, poi una cosa inguardabile. E sono molti mazzi così, purtroppo. Poi un tempo, quando io avevo cominciato a collezionarli, veramente pigliavi delle fregature allucinanti perché non c'erano manco le immagini fuori, c'erano delle confezioni normalmente anche molto di lusso, però che tu non vedevi proprio niente di quello che c'era là dentro, quindi dovevi andare per forza a fortuna. E non c'era manco internet che diceva, vabbè, mo guarda, vediamo almeno una o due carte se le trovo. Ecco, invece adesso almeno qualche carta è possibile vederla, però la fregatura purtroppo c'è sempre se uno va in un negozio e li compra così a caso. Quindi ho detto, voglio fare un sito in cui uno dice, voglio comprare il mazzo X, voglio vederlo, e può comparare i vari mazzi per scegliere quello magari che sente più affine, oppure già c'ha dei mazzi e ne vuole comprare un altro bello, bene, si va a guardare, e tra l'altro c'è anche. Oltre a un breve commento su ogni mazzo, c'è anche il giudizio sui disegni, sul cartoncino, sul libretto di istruzioni, eccetera. Proprio per aiutare nella lettura. Ho visto un commento che è arrivato adesso di Samuele e dice: "Stasera ad ascoltarvi dalle Alpi siamo Paola, Samuele e Pascal." Quindi Ah, c'è wow. stato, vi siete rivisti, vi siete rincontrati e siete lì ad ascoltarci in diretta. Che bello! Sì, diciamo chi sono allora. Sì, Sono sono. tre delle persone che hanno partecipato al corso che abbiamo fatto di astrologia e tarocchi a Capodimonte da noi. Evidentemente è così. L'avevamo visto che era un ambiente Sì. particolarmente bello. Evidentemente sono nate delle amicizie, ma era già evidente da lì che Sì. era nato un legame particolare in quei pochi giorni tra varie persone. Però, evidentemente. Sì, questo conferma che è stato un bel corso, non solo per il corso, ma anche per quello che nasce dal corso. Sì, infatti, purtroppo non abbiamo alla fine, come avevamo anticipato 2 settimane fa, non siamo riusciti a fare il corso a Capena. Alla fine abbiamo dovuto rimandarlo anche dopo averlo spostato, diciamo, a Capodimonte. E purtroppo c'è stata questa situazione che avevamo già spiegato nella scorsa puntata, però speriamo quando, se verranno
tempi migliori di rifarli questi corsi perché sono veramente delle belle occasioni di incontro con persone veramente profonde e stupende. Allora, a questo punto, dopo questa introduzione, tra l'altro non avevamo forse mai parlato cioè abbiamo una trasmissione che si chiama Astrologia e Cartomanzia, non avevamo mai parlato del sito Enciclopedia dei Tarocchi, mi sa. Ma sì, perché io sono un po' deluso di questo, Sì, lo cioè, so, sì, nel senso siamo un che po', c'è una a me mi vicenda. piace tanto questo Sì. sito, ci credevo molto, ma vedo che non se lo fila nessuno. Ma questo perché io ho una componente, cioè quando mi piace una cosa e sono un appassionato di qualcosa, diciamo, mi informo su tutto ciò che c'è attorno al mondo, di quello che mi appassiona, no? Quindi. E i tarocchi mi appassionano fin da piccolo, quindi mi guardo i mazzi, gli altri mazzi, compro libri, eccetera. Invece, purtroppo, molta gente magari dice di essere appassionato di tarocchi o di un'altra cosa qualsiasi, poi però non sa nulla oltre all'unico mazzo che c'ha. E quindi, vabbè, evidentemente, vabbè, sono io che ci credevo, ma ogni tanto uno pensa, tutti saranno contenti di questa cosa. No. Zero visite questo sito. Dai, io Vabbè. ogni tanto ci vado. Grazie, tu c'hai anche il tuo mazzo lì che abbiamo messo. Ah, ecco, perché dicevo anche questo, perché su questo sito si possono anche fare delle letture, Ah, è vero, cioè sì. si possono far estrarre tre carte, se non, tre carte Tre. sono, no? Sì, sia con il mazzo classico Rider White, sia con il mazzo di Tiziano. Quindi c'è questa cosa molto, molto carina anche. Che si possono fare le letture online, insomma, potete fare una domanda e scegliere tra il mazzo di Tiziano e il mazzo Rider White. Ok. Ok, quindi partiamo con la prima mail che abbiamo ricevuto di Massimo, contadino del cuore, a questo nick. Allora, che chiede in merito alla situazione lavorativa, che sappiamo, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, data la situazione generale, è un argomento che tocca molti, se non quasi tutti, direi. Allora, Massimo dice: lavoro come impiegato in una multi-utility. Acque e rifiuti e devo dire che in qualche modo sono riuscito a crearmi un posto non di rilievo, ma che mi consente sostanzialmente di avere un po' di tempo prezioso per me e per la mia famiglia. Ora, da venerdì, come tutti, mi trovo davanti al ricatto Green Pass. Vorrei provare a fare dei giorni di assenza ingiustificata. Penso che però tutto questo possa avere delle conseguenze a livello denigrazione da parte del responsabile e dei colleghi. Magari tolgono la possibilità di lavorare da casa, che per me è una benedizione per la gestione dei figli. Certo che questo lavoro mi sta dando la possibilità di mantenere la famiglia, scuola steineriana e mutuo casa. Ma non è più stimolante e l'ambiente è sempre più ostile. Da qualche mese sto cercando di capire profondamente che lavoro mi piacerebbe fare in questa parte di vita. Vorrei capire se ho una predisposizione per la panificazione o per l'agricoltura. Per ora non mi sembra di aver ricevuto delle intuizioni. Grazie se potete darmi delle indicazioni a breve termine e poi lui in realtà ha chiesto anche il consulto poi privato, però aveva chiesto se gli davamo delle indicazioni anche in trasmissione, proprio perché c'è questa situazione che inizia da venerdì, fra 2 giorni, quindi è un po' urgente, diciamo. Allora, i dati di Massimo sono 1° ottobre. Allora, guardate, no, non so se visto che ci sono Pascal e gli altri all'ascolto, queste trasmissioni noi non a caso diamo i dati perché serve anche come esercizio Certo. per quelli che hanno fatto i corsi, Sì. perché voi sentite la domanda, mettete i dati, fate finta, insomma, è la stessa cosa nostra. Tra l'altro potete anche commentare e dare dei consigli se vedete delle cose interessanti. E serve anche come allenamento. Dai, dici dati, Stefania. Allora, 1° ottobre 74.
alle 13.05 a Cittadella, provincia di Padova. Vado io intanto? Vai te. Allora, per quello che vedo io direi che tu hai un'ottima predisposizione sia per l'agricoltura che per la panificazione. Infatti mi escono due carte davvero meravigliose nel futuro. Mi viene quasi da dirti perché non ci hai pensato prima. Quindi sì, ti consiglio proprio questa strada. Tra l'altro in questo schema la carta centrale è proprio la carta del destino. Quindi sembra che non sia soltanto una tua aspirazione, ma forse sei stato letteralmente chiamato e ispirato in quella direzione. Credo tra l'altro che nell'avventurarti in questa novità, tu potrai incontrare altre persone che sono molto in linea con quello che pensi tu, contrariamente invece al posto di lavoro che stai lasciando. Allora, come si chiama contadino Massimo, del cuore? Massimo. Ah, Massimo, ok. Guarda Massimo, allora, dalla tua carta si evincono due cose molto importanti, anzi tre cose fondamentali. Punto primo, parto dalla cosa meno importante. Tu hai un'opposizione Sole-Luna che indica un conflitto tra conscio e inconscio. Quindi tu hai continui dubbi su te stesso, su quello che fai, eccetera, su molte cose. Spesso c'è, quando c'è questo conflitto, la persona si ritrova che non sa bene perché fa le cose, oppure fa una cosa ma dice sarà giusta o no. Ma questo, diciamo, è tipico del tuo carattere, ma non è la cosa più importante. Questo Sole è congiunto a Marte e a Plutone, quindi indica che sì, è vero che c'è questa opposizione della Luna, ma nel momento in cui hai preso una decisione tu hai una forza, un'energia incredibile e riesci a sfondare i muri se vuoi e se ti metti in testa di fare qualcosa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa da sottolineare è che nel tuo destino c'è il successo. Quindi io ti direi intanto non ti preoccupare troppo perché non so bene cosa farai. Certamente quello che farai ti riuscirà perché c'hai un bel Urano con Mercurio in decima casa, che indica qualcosa che ti realizzerai, sì, ma ti realizzerai in qualcosa di originale, di indipendente, di autonomo, eccetera. E ultimo, è importante perché si collega con le carte di Tiziano, infatti, tu Tiziano hai detto che è il destino, no? La carta che è venuta fuori come carta più importante, beh, lui ha il nodo lunare sud in sesta casa, che è la casa del lavoro, e indica che il tuo lavoro, Massimo, sarà prevalentemente una cosa destinica, esattamente. Che significa? Quando si ha il nodo sud in sesta casa, normalmente i lavori che si incontrano nella vita arrivano per caso, per una serie di circostanze fortuite, per una serie di combinazioni, perché quasi il destino ti ci spinge. Quindi probabilmente anche il lavoro che tu fai, sì, ti piace, ti dà soddisfazione, dici che economicamente ti soddisfa, certamente c'è stata una scelta, non è che noi siamo degli automi e delle macchine, però guardando a come l'hai trovato, questo lavoro probabilmente sarà stato il frutto di una serie di combinazioni che il caso ti ha messo davanti. E, avverrà così anche per il futuro, come sta avvenendo effettivamente, cioè tu ti trovi davanti in una situazione che ti ha cambiato un po' le carte in tavola e allora senti che è venuto il momento di saltare da qualche altra parte. Proprio perché sarà sempre il destino che ti metterà davanti a qualcosa che poi talvolta ti darà una certa possibilità di scelta, però più probabilmente ti sentirai spinto da qualcosa di forte, di karmico. Il nodo lunare sud in sesta casa io lo riassumo spesso con non sei tu a scegliere il lavoro che ti piace, ma è il lavoro che sceglierà te. E niente, quindi a questo punto poi unito con la cosa di Tiziano direi che insomma qualche elemento per valutare ce l'hai, insomma. Ah, per quanto riguarda poi la domanda fondamentale che ha fatto, se sono portato, sei portato per qualsiasi cosa, basta che lo vuoi e c'è nel sì, tema. Sì, questo lo confermo anch'io dalle carte, addirittura ti usciva la carta del maestro nel futuro, quindi non farti problemi.
Cerca piuttosto di fare un lavoro interiore che ti sintonizzi di più con queste tue capacità per eludere un po' quella che è l'influenza dell'opposizione Sole e Luna, che tra l'altro ho anch'io, e ti posso garantire che ci sono delle ottime meditazioni che possono tirarti fuori da quell'impasse che spesso può andare a creare. Ma se sei un indeciso cronico, ma che dici? No, no, da quando ho ripreso a fare yoga è cambiata questa cosa. Non Sto parlo a vanvera. scherzando. Beh, certo, perché l'indecisione di fondo c'è. Ovviamente uno ci lavora quando conosce un punto debole suo, ci lavora e noi siamo qui per lavorare sui nostri punti deboli, trascenderli e Infatti, superarli. infatti. E lui poi, rispetto a te, c'ha molta più forza di volontà. Tra l'altro c'è anche una spiccata attitudine al percorso spirituale, Ah, perché bene, questo bene, stellium di quattro pianeti ce l'ha in nona casa, bene. Ah, con questo ottimo, sole in ottimo. nona casa, quindi la spiritualità è proprio per lui, insomma. Ok. Con quel Marte in nuova casa e nona casa, che dici? Lo yoga può essere una strada per lui? Lo yoga sì, specialmente quando ci sono delle opposizioni forti, lo yoga placa e è come se fosse che scioglie le opposizioni, specialmente quella Sole e Luna. E poi Marte è anche l'energia, quindi Infatti, effettivamente con lo yoga, sì, anche ci sta la lotta, insomma. perfettamente. Eh sì. Ok, allora, in bocca al lupo Massimo, soprattutto per questa situazione da dopodomani, che sta creando veramente dei... Vabbè, ne abbiamo parlato tante volte. Allora, c'è questa, adesso c'è questa mail di Maria Paola, che tra l'altro abbiamo conosciuto qualche anno fa a una conferenza, lei ci segue da tantissimi anni. Allora, Maria Paola fa due domande, una che riguarda il lavoro e un'altra sulla situazione sentimentale. Quella che riguarda il lavoro, diciamo che è anche un po' legata alla situazione sempre del 15, ma è più generale, diciamo così, più proprio su quello che lei è destinata a fare. Allora, Maria Paola dice: è da un po' di tempo che non sono soddisfatta della mia Aspetta, occupazione. Stefania, ci puoi dare i primi dati? Sì, infatti è vero, sì. Ti do i primi dati. Allora, 22 settembre. Ok. 66, Ore? 23 e 20. Torino. Adesso 22 e 20. Oh no. No, 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 23 e giù 20. 22 settembre, 23 ok. settembre, ore 23 e 20. Sì, 22 Ok. settembre 66. Ok. Allora, è da un po' di tempo che non sono soddisfatta della mia occupazione. Faccio l'impiegata in una società e ho la sensazione di essere sprecata. È come se sentissi di dover fare altro, ma non riesco a capire cosa. Vedete come, faccio solo questa parentesi. Come diciamo sempre in queste puntate che noi facciamo, c'è un filo conduttore inconsapevole, però, nel senso che non è voluto né da noi né dagli ascoltatori, ma è qualcosa che comunque lega un po' tutti. E questa domanda di Maria Paola è in parte simile a quella di Massimo, perché anche lui diceva che vorrebbe fare altro, che sente di dover fare altro e perché si sente comunque legato. Quindi, insomma, c'è un filo rosso. E tra questi fili rossi c'è il nodo lunare sud in sesta casa, anche Ah, per Maria ecco, Paola, sì. infatti. Sì, in ogni puntata c'è qualcosa, c'è un qualcosa che A ritorna. proposito di sincronie, no? Lo dicevamo all'inizio della puntata. Esatto, abbiamo parlato proprio di questo, sì. Comunque, allora, poi Maria Paola dice: la situazione è peggiorata nelle ultime settimane perché dal 15 lavorerò in smart working e posso ritenermi fortunata, sì, effettivamente rispetto ad altri sì, ma una parte di me si rifiuta di continuare a lavorare per una persona di cui non ho più stima. Quindi la domanda è: troverò un'altra occupazione più consona alla mia natura? Maria Paola. Maria Paola. Allora, guarda, qua prima che intervieni tu, Tiziano, intervengo io.
perché purtroppo, Maria Paola, ti stai per avventurare in un terreno che ti porterà per circa 2 anni ad avere una notevole insoddisfazione dal punto di vista professionale, proprio dal punto di vista dei transiti, perché sta per arrivare Saturno, non adesso, fra qualche mese, quindi l'insoddisfazione sarà ancora peggio di adesso, sta per arrivare Saturno nella decima casa. Quindi ti devi aspettare da qualche mese, fra qualche mese, 2 anni duri. Perché dico questo? Non per scoraggiare, perché siccome le entrate di Saturno vengono accompagnate, è come se talvolta noi ci sentissimo delle cose. Tra l'altro, tu, Maria Paola, hai delle doti da veggente di sensitività, eccetera, e poi ti spiego perché. Quindi, probabilmente tu stai sentendo che entri in un periodo brutto e sarà ancora peggio in futuro, però, proprio perché è scritto nel destino, non bisogna drammatizzare, perché poi è destinato ad andarsene. Ci sarà, secondo me, un momento fra qualche mese quando Giove transiterà in un punto sensibile della tua decima casa, che potresti anche cambiare lavoro o cambiare situazione. Però complessivamente tu ti devi aspettare circa 2 anni in cui comunque non sarai soddisfatta, avrai una serie di difficoltà che andrai a incontrare, eccetera. È un momento normale di passaggio della vita e quindi va affrontato. Tra l'altro, tu hai appunto delle doti di veggenza. Cioè delle sensazioni particolari, delle volte senti delle cose prima, quindi lasciati anche andare a questo. Per giunta anche nel tuo lavoro c'è questa componente destinica, quindi qui ti direi affidati al destino, lasciati andare. No, normalmente non è questo il momento per prendere delle decisioni, però se arrivano dei momenti in cui ti aspetta una decisione per cambiare, prendila pure. Però non avere fretta solo perché senti questa sensazione negativa, perché per questa sensazione negativa è normale. È come se tu avessi anticipato gli anni che verranno, che io non so adesso dove lavori, però lo dice nella mail, non mi ricordo. Allora, dice impiegata in una società, sì, quindi sostanzialmente un lavoro d'ufficio, perché poi dice che appunto lavorerà in smart working dal 15. Ok. Vado? Vai. Guarda, anche io confermo un po' quella che è l'analisi di Paolo. Io non vedo così avanti come a lui è concesso attraverso l'astrologia. Però da questo giro io altre possibilità in arrivo non ne vedo, quindi fare un salto del genere adesso mi verrebbe proprio da sconsigliartelo, anche perché vedo appunto una tendenza al futuro all'essere sotto pressione, quindi mi verrebbe da sconsigliarti di prendere in considerazione questa cosa, a meno che non ti capitino delle occasioni buone. Tenendo presente però quanto ha detto Paolo, io sarei molto cauto anche ad accettarle. In questo caso potrei dirti che il lavoro che hai adesso, anche se non ti piace, tu sai già che cosa non ti piace. Quindi potresti ad esempio lavorarci interiormente per sollevarti al di sopra di queste tendenze poco piacevoli. Se invece accetterai un nuovo lavoro, non sappiamo esattamente che cosa ti capiterà. Potremmo saperlo magari con le carte in futuro, però io adesso non vedo niente in arrivo, quindi non posso dire più di questo. Guarda Maria Paola, io poi aggiungerei un consiglio. Quando un lavoro non ci piace, c'è il cosiddetto karma yoga che secondo me può aiutare. A me ha aiutato tantissimo nella vita. Ora non ho bisogno di farlo perché è un lavoro che mi piace. Mi sveglio che non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Pensiamo al corso che abbiamo fatto Sì. quest'estate, no? Cioè, ma non solo, comunque i temi natali, tutto quello che faccio durante la giornata. Il corso magari è un momento particolarmente bello, quello è una cosa che è un lavoro, però ti svegli e dici, ma non vedo l'ora, anzi, i giorni prima dici, non vedo l'ora che arrivino i giorni del corso. Quindi sono particolarmente fortunato in questo, però ho passato tanti anni a fare lavori di merda in ambienti che io consideravo di merda. Cosa mi aiutava? Il karma yoga, perché è una tecnica di meditazione che ti consente di meditare mentre tu lavori. Che cosa fai in sostanza? Ti concentri sul respiro. E intanto aumenta la concentrazione poi anche sul lavoro. Ci vuole, a seconda di che tipo di lavoro fai, non è semplice conciliare il respiro e l'atteggiamento meditativo con il lavoro. Però in realtà si può fare con qualunque cosa, che sia un lavoro di concetto, di concentrazione, che sia un lavoro ripetitivo. Meglio ancora è quello ripetitivo, ci si riesce di più. Però si può fare appunto con tutti i lavori.
Mentre mediti, si entra in uno stato di coscienza meditativo in cui io visualizzavo, mi visualizzavo dentro la stanza in cui stavo e visualizzavo il fatto che stavo al caldo, visualizzavo il fatto che comunque ero seduto su una sedia comoda, che poi avrei potuto fare una pausa per mangiare. Mi alzavo con la coscienza, meditando, ti visualizzi che ti alzi e vedi tu dall'alto che stai in questo posto. E poi vedi la città attorno a te, la nazione, cioè ti concentri su altro, diciamo, con una tecnica progressiva in cui tu vedi la gente che sta male, la gente che soffre, c'è cioè chi sta in quel momento in ospedale, c'è cioè chi sta lavorando nelle miniere, chi sta lavorando in campagna nei cosiddetti centri di rieducazione cinesi, ma mi viene una cosa tanto per dire, insomma, che pagherebbero oro per fare quello che tu stai facendo in quel momento, per essere nella tua situazione, quella situazione che tu consideri negativa. Questo stato meditativo mi consentiva, tra l'altro, di uscire poi dal lavoro molto più riposato, perché appunto era come se avessi fatto una meditazione e non un lavoro. È una tecnica che utilizzavo sia quando lavoravo in uno studio notarile, tanti anni fa, e sia quando ho lavorato come lavapiatti, questo 4-5 anni fa più o meno. Due palle infinite perché stai 12 ore a lavare piatti, insomma, alla fine non ne puoi più. Però io l'ho preso, cioè, alla fine del periodo di un mese, 2 mesi, adesso non ricordo quanto l'ho fatto, ne sono uscito come se fossi stato in vacanza, cioè, avevo la mente più libera, ero molto più sereno, eccetera, perché sono riuscito a prendere una cosa che per me era come spararsi nelle tempie, invece a trasformarlo in una cosa positiva. Ovvio, non deve essere tutta la vita perché c'è la possibilità di fare altro, ma per te arriverà questa possibilità di fare altro e si potrebbero anche fare i calcoli, ma qui sono un po' complicati, anche perché tu hai una opposizione tra uno stellium in quarta casa e Saturno in decima. Questo fa sì che a un certo punto arriverà fra un po', un momento particolarmente florido, perché quando sia Giove ti farà sestile a Saturno, ma trigono allo stellium, sia anche Saturno a un certo punto ti creerà problemi per 2 anni, poi un bel momento ti si piazzerà sestile a Saturno e trigono allo stellium. Lì capiterà qualcosa che probabilmente ti farà cambiare lavoro, ci vorrà qualche anno ancora. Ok, allora, la seconda domanda di Maria Paola. Ah, intanto lei aveva commentato quando tu, Paola, hai parlato la prima volta, prima delle carte di Tiziano, e aveva scritto semplicemente confermo, punto. Cosa conferma? Penso tutta la prima parte in cui tu hai parlato intanto delle difficoltà che avrà in questi 2 anni al lavoro, ma anche Ah, i hai poteri detto anche psichici, dei sì. poteri, sì, esatto, e comunque delle tendenze da veggente, e penso che confermi anche il fatto che il fatto del nodo sud in sesta casa, quindi il fatto che i lavori, diciamo, che ha fatto non li ha tanto scelti lei, ma gli sono capitati. Allora, la seconda domanda Poi questo invece. nodo sud, perché il nodo sud è congiunto a Nettuno, Ah. è da lì che ho visto che il potere probabilmente di veggenza è incontrollato, cioè un tipo di potere che lei ha di caratteristiche, però non domina lei, cioè non decide lei quando gli arrivano queste cose. È un po' fuori controllo, però è tipico di molti poteri psichici. Insomma, ci sono alcuni che li controllano e li azionano su loro volontà e persone che invece è come se fosse che decide il destino. Qui in questo caso, appunto, questi momenti in cui vedi, eccetera, non ti arrivano per un tuo atto di volontà, ma ti arrivano perché ti arrivano. Invece, la seconda domanda è. Ma che ridete? È che non possiamo spiegare che Appunto, infatti non cosa. ridere se non si può spiegare. Però, se tu fai così, si sente, cioè il rumore comunque si è Era sentito. un libro caduto in terra. Vabbè, mo sembra che siamo cretini, al suo punto Ma noi dillo. siamo credibili. Al suo punto dillo, perché sennò sembra che chissà, magari ridiamo di Maria Paola. In realtà, No, ma. no, diciamolo, nel senso, c'era Tiziano che mi guardava con aria come dire, ma non lo so, faceva un'aria un
un po' provocatoria, come dire, eh sì che, allora io ho fatto il gesto del tiè, il gesto dell'ombrello, ma In realtà stavo guardando una cosa per una domanda che ti farò tra poco, che forse, però prima facciamo la domanda di Maria Paola. se ascolti la trasmissione, la fai la domanda, Io la altrimenti. conduco la trasmissione. Allora, la seconda domanda di Maria Paola è sulla situazione sentimentale, perché dice: sono single da 13 anni. Il mio cielo e le mie carte prevedono la possibilità di un incontro interessante? Ridammi però, perché l'avevo già. Ah, perché No, mi devi ridare solo la città, e gli altri la dati. città Torino. Torino. Intanto Maria Paola ha scritto Beh. fuori controllo, sì, nel senso che confermava il fatto del fuori Nel fuori controllo che controllo dei dicevamo poteri prima. psichici, sì. Sì. E allora, guarda, Maria Paola, tu c'hai una vita sentimentale che deve essere un casino unico, perché ha una bella Venere congiunta a Plutone e a Urano, quindi, cioè, opposta a Saturno, quindi proprio, diciamo, la tua vita sentimentale deve essere, diciamo, una specie di montagna russa, con momenti magari di passione, momenti molto belli, sicuramente, alternati però ad altri momenti che saranno, cioè, dolori sentimentali molto forti. Vediamo che dice Tiziano per i prossimi sei Infatti mesi. dice che è single da 13 anni, tra l'altro. Allora, quello che esce a me è che in effetti può avere un nesso con quello che stavo per dire prima a Paolo. Mi risulta che tu potresti aver paura delle relazioni in realtà, sebbene da un lato le cerchi e forse non sei consapevole di questa sorta di blocco che io vedo. Però credo che se tu faccia un po' un mente locale, insomma, dovresti renderti conto che in effetti c'è qualcosa che ti blocca. La buona notizia è che questo qualcosa dovrebbe essere facile da scardinare per te, perché le chiavi di questa porta chiusa ce le hai. E in effetti io vedo una relazione subito al di là di questo ostacolo, però è richiesto che tu prima lo superi, questo ostacolo qui. Allora, una cosa che appunto avevo notato già dalla lettura precedente, poi confermata un po' da ciò che diceva Paolo, ma soprattutto da un dettaglio che ho colto dalla nona casa di Maria Paola, è il fatto che tra un po' lei entra Plutone in acquario, se non sbaglio, e lei c'ha la nona casa in acquario. Questo può voler dire un periodo fertile per la spiritualità per lei? Perché per lei sarebbe un'ottima strada. In realtà è un'ottima strada per tutti in questo momento storico, proprio perché sta avvenendo una sorta di dinamica globale, col quale io spesso faccio questo esempio, un po' come quando una persona perde uno dei cinque sensi, gli altri quattro si acuiscono. Siccome una gran parte dell'umanità in questo momento sta letteralmente e forzatamente rinunciando alla spiritualità, tutti gli altri in realtà stanno ricevendo una spinta verso l'alto. Quindi questo è un momento assolutamente fertile per avviare la propria disciplina spirituale. E tu non fai eccezione in questo. Avrai anche la fortuna di stare in casa più tempo, quindi puoi organizzarti molto meglio. Ho visto per esempio che lei in quarta casa ha una bella Venere, quindi probabilmente almeno l'ambiente domestico dovrebbe essere, No, no? l'ambiente domestico non sempre è tranquillo Perché a perché ha posto. Venere, ma anche Urano e Plutone. Ah, Quindi ok. per rendere tranquillo il proprio ambiente domestico con queste tre posizioni bisogna farci un po' di lavoro. È possibile. Però, purché abbia un compagno che faccia un percorso spirituale, che sia una persona particolare, cioè una persona plutoniana, quindi particolare, che abbia delle caratteristiche proprio di personalità particolari e positive, perché se sono particolari e negative è un casino. Con Urano pure, quindi queste due posizioni, cioè, c'è la possibilità di avere un ambiente molto armonioso perché c'è Venere, ma questo Venere ricordiamoci che è opposto a Saturno. Ah, Hai ok. detto una cosa giusta, è nel periodo giusto per fare una cosa spirituale, perché è vero che dici fra un po', ma fra un bel po' io entro in nona casa in realtà, però Plutone sta in ottava in questo momento per lei, quindi tra l'ottava e la nona sono due case molto spirituali, quindi comunque può fare un percorso spirituale e sicuramente è il momento e negli prossimi anni questo percorso spirituale sarà sempre più evidente per lei. Sì. Infatti io rilevo da questa lettura che una prima fase di questo percorso spirituale sarà proprio indirizzata a scavare dentro al suo inconscio, quindi questo forse può essere in linea con un'ottava casa. Sì, e tra l'altro hai detto c'ha dei blocchi, sì, perché Venere quando è opposta a Saturno,
Vuol Ah, dire che giusto. questa Venere, allora lei ha una sessualità e una sensualità molto spiccata, anche un desiderio di affetto, di stare in coppia molto spiccato. Allo stesso tempo ha una serie di blocchi razionali, che è Saturno. Saturno opposto a Venere significa che la razionalità, il rigore, la restrizione, cioè lei si mette dei limiti. Io Può lavorare sullo spezzamento di questi limiti. quello che posso azzardare da questa lettura è che forse tu, consciamente o meno, percepisci l'energia maschile come potenzialmente distruttrice anziché creatrice, e questo può essere ciò che ti fa da freno. E contemporaneamente a ciò, se tu non lavori questa cosa, tenderai effettivamente ad attirare uomini di natura distruttiva o soffocante per te. Quindi è questo il tipo di lavoro che ti invito a fare. Gli vogliamo aprire un mazzo, anche questo tra i miei preferiti, non per le immagini, ma per i contenuti, che è I Ching dell'amore. Certo, Vediamo sì. che carta gli esce. Sì. Perché sono carte che danno un messaggio. Così facciamo conoscere altri mazzi di tarocchi. Infatti, sì. Allora, mischiamo. Ce l'avevo qui davanti. Prendi tu, vai. No, Taglio. non tagliare, prendi la Ok. carta sopra. Che carta è? 49. 49, vediamo il messaggio, perché questo è più un oracolo, diciamo, come sono i Ching, insomma, non si legge come un mazzo normale. La tomba dell'amore. Ascolta il messaggio, Maria Paola. Nel matrimonio esiste una repressione, un addomesticamento dell'amore in funzione di altri interessi, di paure primarie dell'io che ne siglano la fine. L'oracolo segnala che è tempo di rivoluzione. Valuta su cosa si fonda la tua vita. L'invito dell'oracolo è al rinnovamento in te, dicendoti che questo rinnovamento esiste sempre. Esiste sempre una forza creatrice in grado di rinnovare e di rinnovarti perennemente. Mi sembra molto azzeccato e in linea con quello che abbiamo Ah detto sì, del infatti blocco di Maria Paola. È come lei. se avesse messo questo oracolo, è come se dicesse: con i tuoi conflitti è come se tu avessi messo una tomba all'amore. Infatti lei mi conferma una sensazione che ho avuto dalla lettura, cioè che il primo shock è stato suo padre. Parla più forte però, perché sennò. Maria Paola ha confermato con un messaggio una sensazione che ho avuto all'interno della lettura, cioè che il primo shock è stato suo padre. Però guarda, è una cosa questa purtroppo molto diffusa, ma Sì. anche abbastanza facile da superare. Basta lavorare nel modo giusto. Guarda, approfondiamo ancora allora. Quando si ha in quarta casa Urano più Plutone più Venere, opposta a Saturno, ci sono in casa delle vere e proprie violenze. Cioè c'è questa possibilità, perché ogni pianeta si può manifestare in modo positivo o negativo. Perché si manifesti una posizione del genere in modo positivo occorrerebbe una famiglia evolutissima, il che è quasi impossibile. Quindi una posizione del genere nel 90% si manifesta con qualcosa di negativo, di grave successo in famiglia, proprio nell'ambito familiare, qualcosa di traumatico, Urano, e potente, forte, Plutone, che ti può portare all'inferno. E è ovvio che questa cosa si riversa sulla propria vita sentimentale. Qualunque astrologo, anche senza approfondire così tanto, ti direbbe: vabbè, comunque con Venere, congiunta Urano e Plutone in quarta casa, opposta a Saturno, c'hai dei casini, quello diciamo lo si individua subito. Andando più nello specifico, significa che il trauma c'è stato in casa e poi si riflette nella vita successiva. Però la cosa bella dell'astrologia è che ti dice: guarda un po', cioè, e questa è una riflessione che faccio per tutti, non solo per Maria Paola. Se Maria Paola era nata 2 ore dopo, o 2 ore prima, questo stellium era in un'altra casa. Se era nata, per esempio, 4 ore prima, questo stellium sarebbe stato in seconda casa, avrebbe avuto una vita economica incasinatissima, però magari in famiglia stava bene. Se questo stellium non stava in quarta, ma stava in sesta, sarebbe stato il lavoro ancora più travagliato nella sua vita, avrebbe cambiato diverse volte lavoro, avrebbe fatto dei lavori molto più particolari, molto faticosi anche con questa posizione.
E avrebbe avuto anche però un inconscio, perché a quel punto Saturno gli si piazzava in dodicesima casa, molto più pessimista. Invece, nonostante tutte le posizioni problematiche, ha avuto una serie di cose che è come se fosse che hanno addolcito questa negatività. Però, come vedete, è come e uno dice: ah, quindi diciamo la cosa particolare che mi ha donato l'astrologia è di vedere come c'è dietro un destino, cioè come le anime scelgono quei genitori. Perché evidentemente tu hai scelto proprio quelli e per scegliere quei genitori sei nata a quell'ora lì, perché se invece nascevi 2 ore più tardi o 2 ore prima avresti avuto una vita completamente diversa, però avresti avuto anche una famiglia diversa. E quindi questo mi dà la dimensione di come sia vera quella teoria per cui noi ci scegliamo i nostri genitori, cioè tu, la tua anima ha vagato per non so quanti decenni o secoli, in attesa di trovare quei genitori giusti che ti abbiano dato questo input che si è trasformato poi nella tua vita attuale, che serve per migliorare, superare e uscire da tutto questo per evolverti sempre di più. Beh, insomma. Ma io guarda, questa cosa che dici te la confermo non solo perché ho avuto la fortuna di ricordare qualcosa avvenuto prima di questa mia incarnazione, io ho visto proprio il mio concepimento, ma è una cosa che rilevo in continuazione durante i consulti. Per quello che rilevo io, è lo spirito del figlio a scegliere i genitori. In genere si avvicina alla madre, ma non sempre, talvolta aggancia prima il padre. E quando questo aggancio avviene, di solito la persona prova una attrazione non di rado di natura sessuale verso l'idea di rimanere incinta o di, per l'uomo, di mettere incinta qualcuno. Quindi te la confermo in pieno. Ok, Maria Paola, un bo bocca al lupo e alla prossima. Allora, adesso c'è quest'altra mail di Nadia che parla sempre di qualcosa che riguarda la sua vita sentimentale. Adesso vediamo se c'è qualche cosa in comune, come abbiamo sempre trovato, tra le altre persone. Allora, Nadia dice, anzi no, chiede anche della situazione lavorativa, non solo sentimentale. Mi piacerebbe sapere quali Ce l'hai prima i potrebbero. dati? Ah sì, i dati, giusto. Allora, 5 gennaio 68. Ore? Ore 16, però non sa i minuti esatti, quindi teniamo presente che potrebbe Ah? non essere proprio le 16, a Alatri, provincia di Frosinone. Allora, Nadia dice: mi piacerebbe sapere quali potrebbero essere gli sviluppi in merito alla mia vita sentimentale e lavorativa. Non mi trovo in un periodo totalmente florido in entrambi i contesti. Quali potrebbero essere i consigli delle carte e indirettamente degli astri in merito alla mia condizione odierna? Sono sposata da circa 25 anni e lavoro da oltre 30 in uno studio tributario. E quindi, sì, appunto, chiede qualcosa riguardo alla sua situazione sentimentale e lavorativa, perché dice che ha difficoltà in tutti e due questi due campi. Poi che vado prima io, iniziando. Allora, come si chiama, scusa? Nadia. Nadia. Allora, guarda, Nadia, per quanto riguarda la tua situazione lavorativa, una nota di insoddisfazione perenne dovresti averla avuta sempre, cioè non ti sei mai sentita completamente soddisfatta a causa di un Saturno in decima casa. Allo stesso tempo il lavoro a te interessa molto, per te è una cosa molto importante perché hai la Luna in decima. Quindi la voglia di affermarti, eccetera, con una serie di difficoltà che hai incontrato nel corso della tua vita, non solo date da Saturno,
ma anche da un'opposizione di Plutone-Urano nella quarta casa. Qui troviamo la similitudine con il precedente tema che aveva Infatti, Plutone-Urano in quarta casa. E, ok, qui per esempio il problema nella famiglia, visto che è la Luna, dovrebbe essere più con la madre se c'era un problema in famiglia. Comunque, vabbè, a parte questo che non ci interessa, non ci ha chiesto questo. E invece, per quanto riguarda la tua situazione sentimentale, è un momento questo che di crisi. Dopo 25 anni, secondo me, ci sta assolutamente. Però in realtà tu hai un quadro molto fortunato per i rapporti di coppia, perché hai il Sole e Mercurio in settima casa. Per giunta, questo Sole e Mercurio sono sestili alla Luna, e dunque sono 30, 60, 90, 120 e trigono a Plutone. Quindi è una posizione particolarmente fortunata. Allo stesso tempo, col nodo sud in quinta casa, se hai degli amori, gli amori che sono arrivati sono karmici, cioè c'è una componente di imponderabilità nella tua vita sentimentale, cioè potresti per esempio trovare un amante, potresti lasciare il tuo marito all'improvviso, sempre perché c'è qualcosa di karmico con qualche persona che tu puoi incontrare. Detto questo, poi Tiziano adesso andrà più in profondità. Allora, quello che rilevo io dalle carte, io ho sintetizzato i due aspetti della domanda in un'unica domanda, cioè ho cercato di vedere che cosa non va in te in relazione a come ti esprimi poi nella vita, a livello sia di relazioni che di lavoro. E infatti penso di aver fatto la domanda giusta, perché quello che rilevo è che il tuo secondo e il tuo terzo chakra sono particolarmente compromessi. Infatti ti suggerisco di iniziare immediatamente un lavoro su te stessa, in particolare ponendo l'accento su questi due chakra, perché il secondo è ciò che stabilisce che cosa ti piace e che cosa no, mentre il terzo è quello che stabilisce il tuo potere personale. Ed essendo compromessi questi due chakra qua, praticamente indipendentemente dalla situazione che hai all'esterno, è normale che hai questo tipo di sensazioni. Quindi qui il problema è interiore e tu lo proietti all'esterno. Da quello che vedo non sono problemi che si risolveranno, cioè la situazione all'esterno non cambierà nei prossimi mesi. Io ti ricordo che vedo fino a 6 mesi, quindi vedo una continuazione piena di questa situazione qui. L'unica via di uscita che hai è appunto di ripristinare un corretto funzionamento di questi due centri energetici, così puoi effettivamente tirarti fuori da questo labirinto, non passandoci attraverso, ma letteralmente volandoci sopra. Quindi questo è il tipo di lavoro che ti suggerisco. Ok, allora se non c'è altro da aggiungere, passiamo a invece una domanda che era arrivata all'inizio della trasmissione nella chat. Una domanda di Violentina che chiede se è possibile consultare le carte per sapere se nel giro di 2 anni riprenderà a lavorare. E se riprenderò nel mio ambiente moda, al momento sono alla mia seconda gravidanza e quindi a casa. Un po' per scelta e un po' no, visto la situazione che tutti stiamo vivendo, certo. E quindi la domanda è se nel giro di 2 anni riprenderà a lavorare e anche se riprenderà nel suo ambiente che era quello della moda. E Solo i dati non li ha messi perché ha chiesto le le carte. Non lo so carte, se ma vuole. diciamo. Guarda, se vuoi anche diciamo la parte astrologica, se ti va, metti i tuoi dati, altrimenti facciamo solo le carte. Guarda, riguardo le carte, purtroppo la domanda va oltre quelle che sono le mie possibilità, nel Ah, sì, è senso vero, che 2 anni. per me io ho un limite, diciamo, più o meno di 6 mesi. Quindi ciò che mi aspettavo, insomma, nei prossimi 6 mesi non dovrebbe cambiare nulla riguardo alla tua situazione lavorativa. Quindi la risposta sarebbe no. Infatti, per la tempistica che hai dato, è molto meglio l'opinione di un astrologo. Ci servirebbe però un astrologo bravo. Tu ne conosci qualcuno? Tiziano ha rifatto il gesto dell'ombrello, ha restituito. Ma Allora, è Violentina, è caduto un altro se libro. sì. Quindi se ci vuoi dire anche i tuoi dati,
a questo punto possiamo guardare dal punto di vista astrologico, perché effettivamente quando ho letto la domanda, lì per lì non ci ho pensato al fatto che chiedeva nei prossimi 2 anni. Vabbè, quindi non lo so, vediamo se ci dà i suoi dati, perché nel frattempo poi non c'è Io nessun'altra. adesso mi ero distratto un attimo perché stavo vedendo Pascal che Sì. diceva, commentava il corso che abbiamo fatto e diceva: mazzi e lame, astri, pianeti e leggerezza, pendolini sempre carichi, luogo magnifico. Grazie a Paolo, Stefano e Tiziano per averci fatto conoscere. Chissà dove stanno andando, dice che stanno in macchina. Sì. Beh, forse stanno andando a cena da qualche parte, in qualche posto sovversivo dove anche noi sprovvisti di Green Pass possiamo mangiare. Allora, poi c'è Sì, però anche. avete visto l'altra volta siamo entrati, Sì, ci sono dei posti in cioè cui siamo entrati, manco ce non te lo l'hanno chiedo, chiesto. no, infatti. Ci siamo seduti tranquillamente, noi ci sentiamo un pochino. Siamo andati, tu non c'eri, Tiziano, siamo andati con Adriano Fiorelli che c'ha il canale Il Punto di Vista. Io Ah, e Stefani, lo seguo. siamo andati io e Stefani e Adriano a pranzo e ma poi tra l'altro non ci abbiamo pensato al Green Pass, ci abbiamo pensato quando stavamo fuori. Mi ha detto, cazzo, ma come facciamo? Dico, boh, facciamo finta di niente, ma siamo entrati e non ci hanno detto nulla. Sì, infatti abbiamo mangiato all'interno, non fuori, e comunque nessuno ci ha chiesto nulla, ma anche altre volte mi è capitata la stessa cosa, quindi ci sono questi posti. Poi allora c'è anche questa domanda di Robin, nel frattempo mentre aspettiamo se magari la nostra ascoltatrice vuole darci i dati, però tu stavi facendo, Sì, Tiziano, un giro di ho carte. provato a lanciare la palla più lontano dei 6 mesi, però ritengo poco affidabili le risposte su un arco di tempo così lungo e così tanto oltre rispetto al limite. E il giro mi ha detto che le probabilità che tu torni a lavorare nel mondo della moda sono piuttosto scarse, almeno in Italia, perché mi aspetto grossi cambiamenti da qui ai prossimi 2 anni. Quindi mi verrebbe da dirti che la risposta è no, e che tu potresti occuparti di più della tua famiglia nei prossimi 2 anni. Però ecco, ritengo che questo tipo di risposte siano poco affidabili. Ah, pensavo che volessi dire qualcosa. Allora, c'è questa domanda di Robin che fa riferimento al tema, credo, di Maria Paola, dove c'era Saturno in decima casa. Dice: Saturno in decima casa non ti fa raccogliere i frutti seminati finora? Anche a me sta per entrare Saturno in decima casa. Allora, no, in genere Saturno in decima casa fa avere una serie di difficoltà sul lavoro o comunque dal punto di vista della realizzazione professionale, non necessariamente coincidente col lavoro. Quindi ti fa entrare in una fase in cui dici: mi trovo bene a fare queste cose, dovrei modificare, che ne so, i miei orari di lavoro, dovrei, la mia routine di vita, sono soddisfatto di me. Diciamo, ti fa porre una serie di domande. Quando arriva Saturno è come un mietitore. Quello che abbiamo, cioè, diciamo, si fa questa metafora per Saturno, toglie l'inutile. Cioè, quando arriva in un settore, spazza via ciò che abbiamo accumulato inutilmente o che abbiamo fatto in modo sbagliato. Allora a quel punto arriva a dirci che abbiamo sbagliato. Se abbiamo seminato bene, potremmo anche consolidare una posizione. Poi ovviamente molto dipende dal tema complessivo, perché alcuni segni, per esempio, proprio per loro natura reggono molto bene l'impatto di Saturno. Un Capricorno, un Saturno in decima casa te lo regge molto bene, anche un Acquario. Ma soprattutto dipende dalla posizione dei pianeti, perché se Saturno ti entra in decima casa, però tu per una serie di coincidenze ti si piazza in trigono con Plutone, in sestile con Saturno stesso, beh, allora a quel punto ovviamente può darsi che quel Saturno in decima casa ti porterà una serie di miglioramenti e di cose bellissime.
Se invece, non so, c'è uno stellium di pianeti in decima e ti passa sopra Saturno, ti fa un casino. È uno dei periodi peggiori della propria vita. Dipende quindi molto dal tema complessivo. Quando voi leggete su un manuale Saturno in decima casa, cosa fa? Sì, è una cosa molto generica, poi va applicato al caso concreto, alla personalità, a tante cose. Allora, intanto c'è un'altra domanda, forse penso che se nel frattempo non ne arrivano altre, possiamo fare questa come ultima domanda e poi chiudere la trasmissione. C'è anche Pascal che dice: sono andati a prendere le pizze. Io sono qui fuori che contemplo questo magnifico luogo e vi ascolto e ammiro la vostra verve. Allora, invece Monica chiede: potete dirmi come andrà la storia amorosa di mio figlio, che si chiama Davide ed è nato il 17 gennaio. '97. È alle 20:07. A Pietrasanta. Vedo qualcosa in quinta da Minchia, no? qui. C'ha un'esplosione Da qui. in quinta, cioè la vita sentimentale del ragazzo deve essere molto, molto varia, complicata, eccetera. Poi il ragazzo ha proprio una. Tra l'altro, sta per entrare in un periodo difficilissimo. Fra un po' è un periodo che sarà difficile sia dal punto di vista sentimentale, sia. Per se stesso potrebbe passare momenti di depressione, eccetera. Durerà un po' perché gli arriva Plutone sul suo stellium della quinta casa. E quindi non vi spaventate perché spesso uno dice: ma come mai è una crisi giovanile? È il periodo, no, sì, ma è anche il destino che ha messo diciamo, i pianeti in questo modo. Affrontata bene, una cosa gli darà una forza straordinaria per il futuro, quando supererà i casini che gli stanno per arrivare tra capo e collo, fra un po' di mesi, fra parecchi mesi in realtà, però. E ha una vita particolare, va detto che proprio ha, secondo me, mi piacerebbe, questo è un tema che mi incuriosisce molto perché ha un nodo nord congiunto a Marte e un nodo sud congiunto a Saturno, per cui gli chiederei che lavoro fa, che carattere c'ha, perché questo ragazzo ha un destino un po' particolare, una serie di eventi particolari, probabilmente anche difficili, però ci sarà una parte karmica, destinica dietro, per questo qui sarebbe necessario un colloquio un po' approfondito. Dovremmo cercare di vedere se sia possibile in futuro, non solo con le domande via mail, ma anche con tipo con il telefono. Perché, Sì. per esempio, in questo caso, con una serie di altre domande, se la persona si vuole esporre, ci potrebbe dare una serie di indicazioni che così io non gli posso dare. Però vediamo Tiziano. Allora, purtroppo anche a me esce un giro negativo. Diciamo che io il problema lo vedo già in ingresso in questa relazione, al di là di quello che può essere lo strato superficiale, perché lui internamente mi sembra come se stesse cercando nelle relazioni la redenzione da qualcosa. E a mio avviso questo è un ingrediente sbagliato da mettere nelle relazioni. E vedo anch'io una tendenza, diciamo, a peggiorare andando verso il futuro. Non vedo la rottura, però non mi sorprenderebbe se ci sarebbe. È anche giovanissimo, Sì, quindi cioè, ci sta questo sì. che faccia le sue esperienze, che le storie Allora, mi ha finiscano. risuonato molto l'elemento che hai sottolineato tu, che poi a livello astrologico si è rappresentato dall'unione del nodo lunare sud con Saturno in ottava, perché qui in effetti anche qui esce il tema della morte.
Quindi diciamo lui dovrebbe fare un lavoro secondo me anche lui sull'inconscio per capire il perché è così proiettato all'esterno nel ricercare la soluzione a questo problema. Dovrebbe guardarsi dentro, altrimenti è un po' simile alla dinamica che abbiamo visto prima, mi sembra, su Maria Paola, sul blocco sulle relazioni. Qui il blocco è di natura diverso, Beh, però. lui dovrebbe avere avuto dei traumi nell'infanzia, comunque anche in gioventù, che è possibile una morte che l'abbia segnato, magari Sì, anche di un sì, amico, di un sì, parente, sì, adesso non lo sì, sì, so, sì, sì, sì. o qualcosa comunque di fortemente traumatico, di karmico, Diciamo, anche questo predeterminato proprio quando vedo un tema così. non sembra in grado di esprimere armonia all'interno della coppia, e questo è davvero un peccato perché andrebbe aiutato in questo. Altrimenti cercherà una persona che vada a compensare questo difetto. Però sovraccarichi l'altro con una richiesta di questo tipo, specialmente poi se lo fai senza saperlo. Allora, Monica dice tutto vero, per quanto riguarda il lavoro, ora fa l'elettricista, però gli piace la musica. Una Sul parte della fatto della musica, effettivamente anche la quinta casa, essendo anche la casa dell'arte, avendo tutti quei pianeti in quinta casa, sì, ci sta che riguardi anche la musica. Che cosa ha anche Venere in quinta? Lui in quinta casa c'ha Mercurio, Venere, Anche Nettuno, Venere. Giove e il Sole, quindi Ecco, sì, capirai. quindi. Quindi la vita senti. E poi c'è anche Urano che però è al confine tra la sesta, e più nella sesta che nella quinta, diciamo. Però quindi già la sua vita sentimentale, già così, è destinata a qualcosa di forte, di intenso e anche di sofferto, ma con quel nodo sud congiunto a Saturno in ottava, quindi poi a tutta una sua componente di traumi che ha vissuto nella sua vita. Va detto anche che però ha una componente destinica, cioè comunque è come se per alcune cose sarà un po' guidato. Ok, allora, vabbè, Monica dice separati io e suo padre. Sì, non so se questo sia inteso come, diciamo, quel momento di crisi che ha vissuto, perché comunque riguardava proprio l'ottava casa, quindi si parlava proprio di un lutto. Quindi non so se si può intendere come lutto in senso lato. Nel senso che lui l'ha Guarda, vissuto come se fosse forse un lutto. addirittura qui il problema ha radici così profonde che bisognerebbe andare a guardare nella sua vita precedente. Quindi forse questo è il senso di morte che era uscito dalla mia lettura. Non è rarissima questa cosa in realtà all'interno dei consulti. Però può darsi che questa dinamica abbia trovato poi un modo di rimanifestarsi in questa vita. Però secondo me la vera radice è in un'altra. Dice Monica, il trauma sì, è quello, sì, probabilmente l'ha vissuto in modo particolarmente forte questa separazione. Ok, allora ricordiamo il nostro indirizzo email a cui potete scriverci sia per le richieste in trasmissione sia per contattarci in privato per dei consulti astrologici con Paolo oppure con Tiziano. È che ricordiamo appunto questa mail che è drag-star-hotmail.it e quindi a questo punto chiudiamo qui la Sì. trasmissione e ci risentiamo fra 2 settimane e non sappiamo ancora se andremo in onda sempre di mercoledì oppure di martedì, perché dalla prossima settimana, anticipiamo questo, poi lo annunceremo sulla nostra pagina Facebook, dalla prossima settimana ritorneremo anche con la trasmissione Una finestra sulla scienza dello spirito con Maria Grazia Albanese. Ma non sappiamo ancora se, cioè con lei abbiamo detto di spostare la trasmissione a martedì, anziché a mercoledì. Non sappiamo se questa qui invece, astrologia e cartomanzia, la conserveremo al mercoledì oppure se sposteremo anche questa al martedì. Poi ne dovremmo No, io parlare, penso che lo dovremmo spostiamo a discutere. martedì A comunque. quel punto sì, forse è più comodo perché appunto c'è prima la trasmissione con Maria Grazia, poi di seguito questa qui. Comunque poi ne parleremo in questi giorni e daremo la comunicazione.
E quindi ci risentiamo in ogni caso fra 2 settimane, sempre qui sul canale Spreaker Petali di Loto. E visto che abbiamo parlato dei tarocchi delle opposizioni, a me è venuta in mente la canzone L'ombra della luce di Franco Battiato, e quindi mettiamo questa come canzone finale. Ciao a tutti e un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.